quello di passarvi il gomitolo tra di voi, quindi tenendo un cavo del filo dall'inizio, e ordinarvi, passarvi il gomitolo in ordine alfabetico per il vostro nome. Ok? Ciao, come stai? E tuo padre come sta? Tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle, e tu come stai? Disegnatevi cosa è l'immagine mentale che vi viene in mente quando dite capitale sociale. Insegnate, alunni, lavoratori ATA, eccetera, personale ATA, di cucina, eccetera. Per cui riflettere e mappare il capitale sociale non può essere solo del dirigente come competenza. Non è così, perché noi quando arriviamo a scuola abbiamo già le classi formate, abbiamo già le ore predisposte a fare determinate cose. Sì, ma è sempre il dirigente scolastico che organizza tutto quanto. Secondo voi c'erano nel vostro lavoro di gruppo?
Relazionali in che modo? Cioè chiedere magari a un'altra, magari noi abbiamo scritto chiedere a altre persone, quindi quello relazionarsi con altre persone per chiedere magari più informazioni, se ha fatto la stessa esperienza, come è andata. L'idea è questa, diciamo, referente nel tavolo, ci sono due o tre persone nel tavolo che gireranno, il referente rimane, si discute un po' quali sono gli indicatori, le cose che vogliamo mettere in evidenza in quella, per declinare quel cartello, quell'aspetto. Bene, quindi avete 5 minuti circa per prendere il tavolo. Quando dirò il cambio, vi alzate e girate in senso orario, vi spostate un tavolo.